Lei, la vestizione di lui, prima della partenza. Dovevamo ecco la città, hai detto che era Bombay. Bombay. Ero lì. Sei rimasto lì una settimana? Sì, ero lì su un hotel sul lungomare proprio, e si chiamava Sea Rock, cioè roccia sul mare. E quanti erano gli invitati? Erano parecchi, tutta la loro entourage, tutte le caste di lui, di lei, poi gente di un certo livello, tutti ricchi naturalmente, le signore con dei sari eccezionali, colorati e gioielli da tutte le parti, sembravano le Madonne Pellegrine. Era la prima volta che andavi in India? La prima volta che andavo in India, adesso non ci andrò più sicuramente. Però insomma mi sono trovato bene perché il padre della sposa era più o meno mio coetaneo, aveva un anno di meno, no? Anche perché quello lì che abbiamo fatto amicizia. E mi ha preso in simpatia. Simpatia, lo sì. Vedrai nelle mie riprese. Poi è lui che ti ha mandato. Il braccio al collo, no? È lui che mi ha portato sul trono insieme ai sposi, finito tutto la loro, si potrebbe dire, la loro esibizione, perché naturalmente allo sposo io ti ho detto che era uno che contava, non so se fosse politico o che cosa. Allora, rilasciava piaceri a pagamento, naturalmente, se hai bisogno di sistemare un figlio, non so, qualcosa del genere, però solo il giorno del matrimonio, quando lui, anche se fosse diventato presidente dell'India, non gli faceva piaceri più a nessuno. Però voleva essere pagato. In parte aveva il fratello che riceveva le buste, gli diceva, ti ha dato i soldi, sì, allora prendi così. Ma dopo quelle fotografie lì che dopo hai fatto? Quelle me le hanno fatte loro. Nella tua carriera di fotografo? Me le hanno fatte quelle loro, quelle lì, e poi me le hanno mandate tramite un rappresentante che aveva qua in Italia. Direttamente. Ma dopo quelle che invece avevi fatto tu ti sono servite poi per fare? No, io non ho fatto nessuna fotografia, niente. Niente, ho fatto solo i filmati video. Che hai fatto solo ti sono video. Serviti per l'ho fare fatto, qualche concorso, qualcosa dopo? L'ho fatti vedere nei vari cinefotoclub. Lì a casa mia, che ti ho fatto vedere oggi, in parte c'ho anche il proiettore. Allora metto sul tu sei film. Ancora socio del Cinefotoclub, quello no, di Brescia? Sono socio qua a Ghedi, non vado più alla Lambda qui a Ghedi per il motivo che, non avendo figli, essendo solo, mia moglie ha avuto dei problemi di salute e non vuole che io più esca, certo, la sera, d'altronde certo, devo fare anche compagnia. Lei, insomma, però Alberto Sorlini, quando c'è qualcosa di importante, mi chiama. Ti chiama? Ha tutto là, tutte le riprese che ho fatto. E anche la telecamera che tu hai dato. Poi regalata. Infatti ricordo ai nostri ascoltatori che se andate a visitare il museo della fotografia a Brescia, bella mostra, che è ancora in via del Carmine, no? In via del Carmine, vicino alla chiesa. Vicino alla chiesa del Carmine. È facile trovarlo perché è aperto tutti i giorni. Tutti i giorni. Vanno le scuole a visitare. Ecco, la telecamera che vedrete lì esposta è una telecamera. È quello che ho usato al muro di Berlino per Canale 5, esatto. Perché non potevo andare con una telecamera piccolina. Nel dicembre dell'89 tu eri lì per Canale 5. E mi ha invitato il fotografo di Canale 5, che si chiama Gianni Bellesia, abita a Moglia, è sul confine fra Mantova e Modena, no? E siccome io sono un suo collaboratore, lui sapeva che io avevo certe, diciamo, possibilità di fare delle riprese giuste, e allora ho sostituito un operatore di Canale 5 perché l'hanno mandato altrove, naturalmente a quei tempi là non erano attrezzati come sono attrezzati adesso, no? E ho fatto anche bella figura, e le mie riprese le hanno fatte vedere a Telemike in Sunto, naturalmente, il 25 di dicembre, il giorno di Natale, perché noi siamo venuti via il 19 di dicembre. Di dicembre siete venuti via. È stata un'avventura. Proprio nel mese giusto, diciamo, della peripezia. E c'erano ancora i Vopos sul muro. Sul muro c'erano ancora i Vopos. E avevamo dietro il sindaco di Pavullo, che era socialista. Il frate, che è poi il frate spirituale della Nazionale dei Cantanti, dove c'è Gianni Morandi presidente, che in televisione l'avremmo visto mille volte, perché è stato anche a con Cosola, come si chiama, quello che rappresenta lì, adesso mi sfugge il nome, comunque è un personaggio. Conti? A Costanzo Show è stato. Ah, Maurizio Costanzo. A Costanzo Show. Niente,
così invece di portare a casa una lastra di muro ne ho passato un pezzettino così, perché il generale ha fatto staccare un pezzetto di muro da un suo soldato, ci abbiamo fatto scrivere sopra pace in italiano e pace in tedesco e siamo venuti a casa con un pezzo di muro così invece di una lastra che la dovevamo portare a casa per tagliare a pezzi e usarla a fare la capanna del presepio. Purtroppo infatti ho letto gli articoli sui giornali e poi mi dicevano che c'erano già i ragazzini che staccavano i pezzi, certo, di muro, di qua, dei pezzi di muro per venderli, li vendevano a un marco, vendevano a un marco, è una, insomma, cosa... è una cosa che ricorderai poi, per sempre. Lì a casa tua ho visto anche quelle due foto meravigliose di quelle due fotomodelle, quelle lì sono fotografie che hai fatto tu di due modelle che adesso sono ancora Macaiola, e se vuoi io ti do anche quando è stata scelta al concorso di Miss Italia. Di Miss Italia? Ce l'ho, quella lì, se vuoi te la... Che adesso mi hai mai detto lavora per le sfilate... il showroom per Versace. A Milano. L'altra invece? L'altra la bionda? Invece la Lucia Pavan è di Bergamo, quella ha fatto la valletta alla De Filippi a C'è posta per te. Adesso non so perché non la vedo più in televisione, può darsi che sia sposata, ha messo su famiglia. Poi sono belle ragazze, però ti dirò, oggi in televisione vogliono la donna spettacolo, che sappia cantare, recitare, presentare. Esatto. Quelle lì sono belle. Quelle lì sono belle per fare sfilate, indossatrici. Poi non hanno il brio che può... Il brio di fare la valle, esatto, uno speaker o presentatrice. Guarda che fra tutte le ragazze che hanno vinto il concorso di Miss Italia, ben difficilmente sono arrivate al successo. Il motivo è semplicissimo, perché non sanno né ballare, né cantare, né presentare. Sono belle, un bel biglietto da visita, però non serve. Certo. È tutto lì il segreto. Ascolta, poi i tuoi corsi, Sergio. Corsi, ho visto che dai programmi che tu fai corsi con 5 lezioni, no? Mi sembra di 2 ore ciascuno. Sì. Tu li fai ancora? Se certo qualcuno, se qualche ancora. Comune è interessato? Però le richieste sono... Li ho fatti a Verona, li ho fatti a Bergamo, a Brescia naturalmente. Adesso hai qualche programma in vista di questi adesso per il momento? Prendo pochi impegni appunto per la faccenda che mia moglie non vuole essere lasciata sola troppo. Devo lasciar perdere un po', però i miei corsi normalmente li faccio sempre al sabato pomeriggio, così la gente ha anche più tempo. Certo, ha più tempo per partecipare. Ti vorrei contare una specie di barzelletta, chiamiamola così, a Brescia. La prima volta che ho fatto il corso avevo anche come allievo una persona importante, era un architetto che si dava un sacco di arie. Allora è venuto nelle prime 2 o 3 lezioni, ma naturalmente nelle lezioni più difficili impegnano di più. A un certo punto si è alzato, ha detto: oh, ma è troppo difficile, io riprendo ancora come sono capace, e se n'è andato. Allora io ho detto ai miei allievi: quello lì non è un architetto, è un architrave. se lui non gli sembrava troppo difficile, faceva meno a venire, non si faceva più vedere. Va bene, l'ha fatto per farsi notare. Ringraziamo Sergio Marpicati per questo bellissimo incontro. E sicuramente ci vedremo molto presto per altre attività.